Sfida di ballo, parte seconda. Ciao ragazze! Cosa state facendo? Nina, basta così! Ci sarà pure un passo di danza che piaccia a tutte e due? Questo è ballare! Vediamo chi altro vuole assistere ai vostri bellissimi passi. Thank you.
Un attimo! Roberto? Bravissimo! Siete tutti dei ballerini davvero fantastici! Ciao! Guardia del sonno! Ciao, Ronfotto! Ti stai preparando per un sonnellino? Scusa. Pocoyo, stai facendo un po' troppo rumore. Scusa. Pocoyo, con questo rumore Ronfotto non riesce a fare il sonnellino. Mi dispiace. Molto bene. Pocoyo promette d'ora in poi di non fare più rumore. Sarà il tuo guardiano del sonno. Cosa succede? Sono Nina e Roberto. Stanno giocando ad acchiapparello. Che irrispettosi! Pocoyo, quando si gioca ad acchiapparello si fa rumore. Cosa si potrebbe fare in silenzio? Ah, leggere un libro? Questo sì che è più tranquillo. Pocoyo sarà anche rumorosa, ma Ellie deve fare le sue prove di danza. Che gran bella idea hai avuto! Scusami, da questo momento parlerò a voce molto bassa. Thank you.
rumore? Io non sento niente, Pocoyo. No, non sento niente. E ora che c'è? Sembra proprio che grazie a te regni il silenzio ovunque. Andiamo a dare un'occhiata a Ronfotto. Dorme come un ghiro! Molto bene, Pocoyo! Pocoyo? Dormi bene. Te lo sei meritato. Ciao a tutti! Escursione estiva. Ciao, ciao, Pato! È un'estate quest'anno. Davvero calda. Montagna? Esatto, Pocoyo! Non sarebbe male andare in un posto fresco. Per esempio, la montagna! Pato, sarebbe meglio che sia tu a guidare la spedizione. Tra l'altro, vedo che sei venuto molto preparato. Thank you.
Siete arrivati in cima! Fantastico! Finalmente anche Pato è arrivato. Sarà meglio che monti la tua tenda, come Pocoyo e Nina. Ah, hai trovato i pali della tenda. Però quelle sono mazze da golf. Temo che tu abbia preso la borsa sbagliata, Pato. Non ti preoccupare, sono sicuro che Pocoyo e Nina ti daranno una mano. Guarda, Pato! Un regalo per te! Che magia! È stato un campeggio fantastico! Buonanotte a tutti! Rock and roll! Ciao, Pocoyo! Ti piace il rock? Ora sì che siete una rock band! Facciamo una foto del gruppo. Chi è il leader? Ciao!
Prendete una foto del gruppo come si deve. Bravissima, Ellie! Ora tutti sapranno che farete un concerto. Anche Nina fa la sua parte. Molto bene, Pocoyo! Oh, è il momento del grande concerto! Tutto esaurito! Vedo che almeno vi è rimasto un fan. Molto meglio! Questo sì che è rock and roll! Ciao! Racconti di Halloween. Ciao ragazzi! Ciao! Da quello che vedo, vi siete già travestiti per Halloween. Ciao Nina! E il tuo costume? Questo qua? Questo colore? Non sai cos'è Halloween? Halloween è una notte molto speciale in cui tutti si divertono cercando di spaventarsi a vicenda. Visto? Una mummia terrificante! Un lupo mannaro! È un pirata fantasma! Che c'è, Pato? Stai per raccontare una storia dell'orrore? Molto bene, sentiamola! C'era una volta un vecchio pirata. Il pirata navigava per un oceano molto, molto oscuro. Trasportava un baule che era stracolmo di... lecca-lecca di ogni tipo! All'improvviso, dalla nebbia apparve... una nave fantasma! Il pirata fantasma mandò un polpo gigante a rubare il baule.
e trasformò tutti i lecca-lecca in lecca-lecca fantasma. Suppongo che non vi abbia fatto molta paura, vero? Pocoyo, ci vuoi provare tu? Sì! C'era una volta un bambino del tutto normale che durante la luna piena si trasformava in un terribile, spaventoso e cattivissimo lupo mannaro! Il lupo mannaro voleva solo giocare con il bastone. Ora vuoi provare tu? C'era una volta una mummia che in una notte buia e tempestosa si recò al cimitero a fare un picnic con le sue bambole. E quando sentì una strana e inquietante melodia, fecero tutti una festa di ballo zombie! Nina non fa per niente paura. Oh! Chi sarà? Dolcetto o scherzetto? Ora sì che ha preso uno spavento! Buon Halloween a tutti!